Recording is on. Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti al laboratorio di formazione lettura psicoanalitica. Siamo all'appuntamento del sabato pomeriggio con gli incontri con ed è il nostro terzo appuntamento. Con questo terzo appuntamento chiuderemo la prima parte degli incontri per poi riprenderli a gennaio. Prima di passare la parola per l'avvio dei lavori, ricordo a ciascuno di avere cura della propria postazione con il microfono silenziato e sarà possibile al termine dell'intervento fare domande, osservazioni con l'alzata di mano piuttosto che scrivere in chat come solitamente si fa. Bene, allora direi di cominciare. Passo la parola a Giancarlo Grammaglia per l'avvio dei lavori e poi Lucrezia Giberti che ci presenterà Gabriele Trivelloni che parlerà oggi pomeriggio e avrà cura dei tempi e della parola. Prego. Allora, salutare Gabriele Trivelloni proprio e niente, passare poi ovviamente dialogheremo dopo e poi a Lucrezia Giberti quindi per la presentazione di Trivelloni. Buonasera a ciascuno e benvenuti al nostro appuntamento mensile con gli incontri con. Oggi c'è con noi Gabriele Trivelloni, che è docente di filosofia all'Università di Parma, la città da cui tra l'altro è collegato insieme a noi. Gabriele Trivelloni è socio della Società Amici del Pensiero di Sigmund Freud, è fondatore e presidente dell'Associazione Filosofica Club dell'Artefatto, in cui tra l'altro mi sembra di aver letto che partecipino anche numerosi studenti che condividono l'amore per il lavoro di pensiero filosofico. Inoltre Gabriele Trivelloni è all'attivo con numerose pubblicazioni tra l'arte e la filosofia e la psicoanalisi e più volte negli anni ha anche partecipato alle iniziative di LFLP. Oggi propone un lavoro tratto dal suo ultimo scritto che si intitola Per un pensiero non sospeso, non chiuso fra mura, libero per principio di realtà. Quindi lascerei la parola a Gabriele Trivelloni, ricordando che abbiamo più o meno 40-45 minuti per il nostro intervento e poi ci sarà anche un tempo di un quarto d'ora, 20 minuti insomma, per aprire un confronto, una discussione con eventuali considerazioni e domande. Un saluto e do la parola a Gabriele Trivelloni. Grazie, grazie per la presentazione. Ringrazio l'amico e collega Giancarlo Gramaglia e tutti gli amici di Torino per l'invito che mi è stato rivolto anche quest'anno. Parlare di questo libro è una cosa un po' particolare perché è un libro molto particolare. Posso avere l'ambizione, anche se molto limitata evidentemente alla mia persona, di parlare di un libro che ha tre particolarità. La prima particolarità è la narrazione che questo libro racchiude di un lavoro di pensiero mio, una narrazione che è avvenuta in un periodo molto particolare. Vi dirò poco alla volta com'è strutturato questo libro. Il periodo particolare è quello del primo lockdown. È un libro che è nato casualmente ed è nato ai primi di marzo, non come libro, ma proprio come iniziativa di lavoro mio, che è nato ai primi di marzo del 2020. Chi avrà la voglia di leggerselo vedrà che è una narrazione che segue giorno dopo giorno a partire dal 4 marzo e che arriva fino verso la metà di giugno del 2020. È la narrazione, dicevo, di un pensiero che si è messo all'opera nel momento in cui io mi sono trovato, come tutti, dopo una settimana, 10 giorni di lockdown, per ciò che è accaduto, che tutti sappiamo, mi sono detto, devo fare qualche cosa.
ma non per dovere, ma per mio piacere. Mi metto al lavoro e mi posso mettere al lavoro per me, ma non posso che farlo solo per me, ma lo devo fare anche con chi ha condiviso con me anni di lavoro, di un lavoro filosofico, che è appunto quello del Club dell'Artefatto. Allora, l'inizio è stato la scrittura di blog. Blog, così come io e penso alcuni di voi, o tutti voi, alcuni di voi siano abituati a frequentare i blog del dottor Giacomo Contri, che sono sempre per me stati di riferimento. Mi sono detto: quello del blog è una buona idea. È una buona idea per mettere me al lavoro in una maniera completamente nuova, in una situazione del tutto imprevedibile e che non sapevamo quale, che esito e che durata potesse avere, ma anche dei blog che mettessero all'opera, al lavoro, i soci del club. E questa è la seconda particolarità di questo libro, perché il libro l'ho scritto io, ne sono l'autore, perché ne sono l'autore non solo dell'intera composizione, ma anche di gran parte del testo. Ma il mio lavorare di pensiero giorno dopo giorno ha, ad un certo momento, con Lavoro Domino, ha messo al lavoro anche altri, i quali mi hanno risposto e, rispondendomi, hanno permesso a loro di rendere anche le loro giornate di quel periodo fruttuose, in un dialogo che è venuto fuori sempre più, che è cresciuto, che si è dipanato in una narrazione tale per cui si può vedere che i primi tempi del lockdown il pensiero era rivolto a certe cose, e poi, strada facendo, il pensiero si è rivolto ad altre cose. Il mio pensiero e il pensiero dei miei giovani amici e soci. Soci di che cosa? Di questo club dell'artefatto, sorto nel 2014, che è composto di studenti universitari e anche giovani laureati, i quali si sono coinvolti con me in un lavoro filosofico. La terza caratteristica, la terza particolarità di questo libro è lo stile di scrittura, che vi ho detto è quella del blog, ma un blog non a pensieri isolati, ma è uno stile di scrittura che è narrativo di un diario che pone lemmi di civiltà, i lemmi di civiltà di quel tempo, del nostro tempo fondamentalmente, al vaglio di un giudizio, se erano lemmi affidabili secondo il senso che la civiltà e la cultura di questo momento storico attribuisce loro, e anche di generare nuovi lemmi o nuovi sensi ai lemmi consueti, per un lavoro di pensiero che, come ci ha introdotti e guidati Giacomo Contri, è volto a rifare la lingua. C'è anche una particolarità, come dire, simpatica, se vogliamo, ma non banale, non occasionale. Ad un certo punto io, con questi giovani amici che si sono coinvolti in questo lavoro, ci siamo ricordati che anche il Decamerone di Boccaccio è nato perché una decina di giovani si sono rifugiati fuori Firenze durante la peste del 1348 e ognuno raccontava, lanciava un suo tema e chiamava a raccolta tutti gli altri per raccontare la loro novella su quel tema. Quindi ci siamo un po' divertiti, ma non banalmente, non neanche con supponenza, ma in tutti i casi comunque con ammirazione, ci siamo anche divertiti nell'immaginarci che stessimo in un qualche modo imitando, senza identificazione, un'esperienza come quella dei giovani raccontata da Boccaccio. Ecco, vorrei
Allora, partire leggendovi, proprio in questo caso, leggendovi alcune righe dell'introduzione. Le parole guida di questo libro non sono guerra, paura, panico, immobilismo, distanze e crisi sociali, angoscia, confinamenti, marginalità, seppur scritto in un tempo in cui queste erano apparentemente le uniche parole concesse ai nostri discorsi. Parole che possono rivelare quel periodo di crisi, ma prima ancora rivelano il disorientamento del pensiero individuale messo alla prova nella sua competenza a pensare con iniziative, con successo, i propri rapporti col reale, anche se straordinariamente impegnativo. Ecco, ogni crisi può essere foriera di un'iniziativa che ci muove senza rimanerne invischiati irresolutivamente. I lemmi che invece fanno da faro in questo libro sono appuntamento, io corpo, natura, civiltà, scienza, imputabilità, parola, atti, logica, tempo storico, libertà, iniziativa, potere, pace ed altro. Questo libro è scritto nella forma di un diario quotidiano di viaggio, di un pensiero che non resta fermo tra mura e che vive di appuntamenti ritrovati e non abbandonati nell'immobilità di una qualsivoglia crisi. Pace, non immobilità, azione volta meta pensata senza inibizione, a favore di un pensiero concludente facendo quel che si può. Ecco, è nato per caso questo libro, è nato immaginato verso la fine di marzo, i primi di aprile, dopo che per una ventina di giorni scrivevo queste cose e mi sono detto questo potrebbe venirne fuori, da qui potrebbe venirne fuori un libro, così come è stato. Inizialmente come è avvenuto e poi si è proseguito per tutto quel tempo, come è avvenuto? Io scrivevo ogni mattina, inviavo ogni mattina la mia riflessione di prima mattina ai soci del club, i quali mi hanno poi loro stessi testimoniato e rimandato, si svegliavano alla mattina e trovavano questa mia riflessione come se fosse il caffè del buon risveglio, o come se fosse, qualcuno mi ha detto, un piccolo regalo di Natale ogni giorno. Quindi era un modo per incominciare la giornata, ricordandoci sempre il contesto in cui eravamo in quel periodo, di totale chiusura in casa, era un modo per incominciare la giornata mettendoci al lavoro insieme. Quindi è un libro che racconta di un lavoro di pensiero, in quest'epoca particolare, dove le parole sembravano cadere nel vuoto. Un lavoro che è in capo a me, come vi ho detto, è sicuramente un libro autobiografico, perlomeno che ha una parte della mia autobiografia di quel periodo, e in capo anche a chi lo ha raccolto per farne a sua volta un suo lavoro nella modalità dell'appuntamento a distanza. Scrive Anna Arendt in Vita Attiva: con la parola e con l'agire ci inseriamo nel mondo umano. E questo inserimento è come una seconda nascita. Questo inserimento non ci viene imposto dalla necessità, non ci è suggerito dall'utilità come l'operare. Può essere stimolato dalla presenza di altri di cui desideriamo godere la compagnia, ma non ne è mai condizionato. Il suo impulso scaturisce da quel cominciamento che corrisponde alla nostra nascita e a cui reagiamo iniziando qualcosa di nuovo, di nostra iniziativa. Agire nel senso più generale significa prendere un'iniziativa. Perché ci fosse un inizio fu creato l'uomo, prima del quale non esisteva nessuno, diceva Agostino. Questo inizio non è come l'inizio del mondo, non è l'inizio di qualcosa, ma di qualcuno che a sua volta è un iniziatore. È nella natura del cominciamento che qualcosa di nuovo possa iniziare senza che possiamo prevederlo, in base ad accadimenti precedenti.
Questo carattere di sorpresa iniziale è inerente a ogni cominciamento e a ogni origine. Ecco, nella natura del cominciamento che qualcosa di nuovo possa iniziare senza che possiamo prevederlo in base ad accadimenti precedenti. In quel momento storico soprattutto, gli accadimenti che stavano avvenendo erano del tutto imprevedibili e con la forte impatto di cambiamento, di modificazione delle nostre abitudini quotidiane. Quindi in un'epoca dove tutto sembrava cospirare a non potere né dover avere appuntamenti, io mi sono messo in moto con un'idea del tutto nuova per me e per coloro a cui era rivolta, istituendo una forma di lavoro per appuntamento conforme alle condizioni di quell'epoca, ma anche esemplare per ogni altra condizione e epoca. Ecco, e qui vorrei aggiungere che la scoperta buona che abbiamo fatto, che io ho fatto, è che questo libro, nato figlio di quel momento, è diventato poi il prodotto adatto per ogni momento, non esclusivamente chiuso all'interno di un momento storico tutto particolare che si spera definitivamente lasciato alle spalle, ma è un libro che rilancia in ogni altro momento quella che può essere l'iniziativa di un lavoro. Tra medici e malati erano le due categorie più sulla bocca di tutti, sulla cresta dell'onda, ovviamente per motivi tragici, c'è anche chi si salva perché gli vengono buone idee. Quindi è un libro questo di testimonianza di un periodo non di marginalità e non di isolamento. Quando un soggetto abdica alla sua legge, non gli è più cosciente la legge stessa, la norma pulsionale, rimane solo quella sociale, quella della cultura o della civiltà. Legge sociale che nella maggior parte delle volte è stipulata da quei pochi che, come diceva Nietzsche nella Gaia Scienza, esprimono senza senso di vergogna il loro hoc est ridiculum, hoc est absurdum, un giudizio quindi del loro gusto e tirannicamente ne ottengono il rispetto. Così essi impongono a molti una costrizione da cui gradatamente si forma una consuetudine di parecchi altri ancora e infine un bisogno di tutti. Questa era l'idea, a mio parere, che poteva venire dall'essere rinchiusi fra mura, dal non poter fare niente, da un immobilismo coatto, da una condizione che non ci permetteva di prendere alcuna iniziativa per farci andare bene le nostre giornate. Una legge sociale quindi che tutela l'individuo, ma non sempre in modo fruttuoso, perché sublima il pensiero del soggetto invece di trattarlo bene. Anziché cercare l'origine di quel pensiero distorto dal suo normale orientamento e di far emergere la parola come segno di una produzione, magari anche di una fissazione, la civiltà in tutte le epoche, in tutti i passaggi storici cruciali come quello del lockdown, cerca di mettere sotto controllo con teorie quell'uomo che non riesce a considerare se non come un dispositivo. Dunque, ho fatto memoria dell'insegnamento di Giacomo Contri e del fatto che c'è un nuovo ordinamento del linguaggio, che è un ordinamento giuridico, che è un dare un altro senso e scoprire un altro senso alle parole rispetto al senso che normalmente viene dato dall'ordinamento simbolico del linguaggio o dal controordinamento patologico. Ordinamenti sostitutivi
che mantengono il pensiero nella sospensione. E quindi il titolo del libro, Per un pensiero, a favore di un pensiero che nemmeno in quella condizione così improvvisa e precaria possa rimanere sospeso. Diceva Lacan, esiste un discorso che non sia di finzione, cioè discorsi come se. E i lavori della Società Amici del Pensiero sono giunti con molta lucidità ad affermare che l'unico discorso non di finzione è quello giuridico. Posta la norma che ha la sua attuazione nel regime dell'appuntamento, seguendo atto e conseguente sanzione. La normalità è un io capace di avere soci nei suoi affari, lavorativi, amorosi, amicali, facendo dell'azione dell'altro la spinta conveniente al desiderio di muoversi per una meta da lui pensata e legittima. Allora mi sono fatto una domanda nel mentre scrivevo queste cose a me innanzitutto e ai giovani amici e soci del club, che erano una cinquantina, quindi un numero per noi anche non piccolo. La domanda è: con che titolo parli? Almeno che non sia un discorso di finzione, ma l'accadimento di una reale acquisizione di soddisfazione per mezzo mio e di altri per me. Mi sono impiegato e mi sono fatto impiegare dai mezzi a disposizione, dalla circostanza particolare, come poteva essere appunto il blog, come potevano essere i mezzi tecnologici che erano gli unici mezzi con cui, considerate che in quel periodo le piattaforme che stiamo usando adesso non erano nemmeno così tanto utilizzabili, sono venuti nei mesi successivi, quindi nemmeno fare conversazioni a distanza come facciamo adesso era possibile. E agire significa allora disporre, predisporre in una costitutiva forma di apertura verso un possibile accadere. Quale risultato ho ottenuto? Allora, intanto, innanzitutto ho tolto a me stesso e ad altri il senso del dramma come senso di immobilità, senso del non potere. L'ho lasciato cadere da subito, mi sono messo subito all'opera. Mi sono detto, meglio rendere proficuo questa condizione improvvisa. E ne ho fatto un'opportunità, impiegandomi e facendomi mezzo per la mia soddisfazione e di chi ne avesse voluto approfittare. Propiziando anche l'iniziativa dei miei interlocutori, facendosi mezzi a loro volta. La parola, una parola a distanza, scritta in quel modo che vi ho detto, ogni mattina al mattino presto, come il caffè che aprisse la giornata, era una modalità per affermare la norma di un rapporto che esprime il proprio pensiero portandolo ad avere effetto e significato nella realtà. Un pensiero che tende all'atto di accadimento e di svelamento, di uno svelamento che consegna all'altro la possibilità di essere valutato, permettendone anche al soggetto un confronto e una nuova visione, un nuovo dialogo. Per questo ci siamo parlati nella modalità di questo diario blog a più voci, dove in gioco era ciò che ciascun giorno ritenevo io più rilevante. Considerate che questi blog li scrivevo alla sera per il mattino successivo. E quasi mai, molto raramente ne preparavo due o tre, per cui sono tutti blog, come dire, di giornata, come le uova fresche, come il latte fresco. Partendo da quello che ritenevo più rilevante giorno per giorno, rispetto a quello che accadeva, ma rispetto a quello che pensavo io, e rispetto agli eventi o le situazioni contingenti, come le acquisizioni del mio pensiero. Ecco, il parlar bene,
così come ogni trattar bene è la premessa che porta alla necessaria conclusione di una soddisfazione. È importante ricordare che tra imputazione e soddisfazione vi è una parentela affettiva, quindi caduta del dramma del vivere, non della condizione oggettiva che rendeva la situazione non facile. Ne è venuto fuori un lavoro che mi ha posto con un pensiero libero di muoversi senza rimanere appunto chiuso tra mura, cioè chiuso nella condizione non facile. Però non libero di muoversi nel senso di un pensiero vagante con la fantasia, ma produttivo di parole sensate, di discorsi che fossero tangibili, di essere mossi dal principio di piacere. Tangibilmente mossi, ecco, diciamo meglio, dal principio di piacere. In questo procedimento imputativo si può riconoscere una soggettivazione che attribuisce l'atto a chi lo compie e una soddisfazione che realizza nel soggetto l'affetto legato a tale attribuzione. Una cosa che non era tra noi in voga, tra noi soci del club, ma che quella esperienza l'ha resa abituale, è quello di dirci grazie quando qualcuno fa qualcosa di apprezzabile. Perché il dirsi grazie, e io devo dire senza sentimentalismi, senza moralismi e senza facili, come dire, orgogli, ma non è cosa da poco vedere giovani abituati a non rendere rilevante gli atti che ricevono, giovani di 20 anni, abituarsi in una modalità personale, non formalistica, ma formalmente personale, di dire grazie tutte le volte che qualcuno fa qualche cosa che merita questa imputazione. Perché dire grazie è imputare con soddisfazione un atto ad un soggetto che in quel caso ci è stato favorevole. Tale soddisfazione è raddoppiata in quanto l'altro ci ha fatto piacere in quella modalità e sappiamo che un altro reale ci ha favorito e glielo abbiamo riconosciuto con un sentimento di gratitudine. Questo è quello che io mi sono sentito di ricevere da loro e a mia volta ho ricambiato nei loro confronti. Si è parlato molto di melanconia, di depressione in questo periodo. Ecco, depressione, come l'ha definita Giacomo Contri, come una questione pubblica, di rinuncia ad avere appuntamenti produttivi di desiderio, di iniziativa, di profitto, di buone idee, di cui fare memoria. La melanconia, quando è venuta fuori in questo periodo, era già anche prima, il virus l'ha giustificata. Depressione come non avere soci, non avere partner. In un pezzo ho scritto: ci vuole coraggio, se lo trovo, ci vuole coraggio per scrivere qualcosa a qualcuno ogni giorno che lasci un segno duraturo, che sia il contrario di una cicatrice. Il coraggio consiste nell'iniziare, nell'inserirsi nel mondo, nello svelare a se stessi la propria legge, non inibendosi nell'esercitarla. L'azione scaturisce da un pensiero in grado di giudicare l'affidabilità dei partner, dei possibili partner futuri,
e la convenienza dell'azione stessa rispetto alla realtà. Una frase che mi sono ritrovato a scrivere più volte è stato: che bello farlo quel che si può, per appuntamento. Se ho qualche minuto, posso leggervi alcuni passaggi, alcuni mattoncini, altrimenti mi fermo e lascio a voi la parola. Sì, prego. Il panico non è dato dal virus, fenomeno naturale secondo una legge evolutiva senza imputabilità. Un oggetto verso cui avere timore limitatamente alla sua trasmissibilità e curabilità. Ma è dato dall'idea che alberga nella testa che la vita migliore sia quella della totale asetticità, non ovviamente in condizioni di emergenza quando l'asetticità è una linea prudenziale, ma sempre. Asetticità vuol dire non avere il senso dell'obbligazione all'appuntamento con altri. Una vita neutra, con appuntamenti vissuti come se non ci fossero, senza atti di lavoro, di relazione e atti di profitto. La soddisfazione starebbe nell'evitare l'altro e nella mancanza. Di cosa? Del male che potrebbe venire dalla minaccia che l'altro rappresenta. Prima o poi viene il momento nella storia individuale, sto saltando, salto pezzi qua e là. Prima o poi viene il momento nella storia individuale in cui si comprende che il senso dell'incantamento con una forza superiore, il senso dell'incantamento con una forza superiore è rivelato dal fatto che in quell'incantamento non si arriva a capo di nulla per noi stessi. Si comprende che la vera natura di questo rapporto di soggezione è che esige obbedienza e non lavoro. Non vi leggo le pagine integralmente, ma solo delle citazioni all'interno delle pagine. Non saper che fare dopo aver rinunciato a ciò che si può, ovvero a pensare un'altra via per il proprio desiderio nei confronti dell'altro. Mi riferisco alla pagina del 13 marzo. Il libro è scandito per data, giorno per giorno, ogni giorno, e un pezzo con un titolo. Il pezzo che vi ho letto adesso si intitola Paura non è panico. Non saper che fare dopo aver rinunciato a ciò che si può, ovvero pensare un'altra via per il proprio desiderio nei confronti dell'altro. Paura e panico possono andare insieme, ma c'è chi perde la testa e chi pensa. Non è la realtà a far perdere la testa. Pensare si può. L'osservazione eroico e quotidiano. L'osservazione degli atti altrui imputabili come convenienti o meno ci dovrebbe mettere nella condizione di renderci conto del loro valore come dato di realtà. Ebbene, questa consapevolezza del dato di realtà, oggetto della nostra percezione, viene molto spesso rimossa, non distinguendo ciò che avrebbe valore più o meno. Coloro ai quali oggi attribuiamo il titolo di eroi, come ad esempio gli operatori sanitari, sono gli stessi il cui valore non abbiamo riconosciuto in altre circostanze o addirittura biasimati, perché non al servizio del nostro pregiudiziale micro tornaconto del momento. Pensare l'atto altrui ricevuto come dovuto per dovere di chi lo compie
è opera della nostra coscienza spocchiosa e superba, che sminuisce l'imputabilità del soggetto dell'atto ricevuto, ritenuto per dovere e non per il vantaggio che esso rappresenta per noi. Solo nei momenti estremi ci accorgiamo dell'operato altrui e del suo valore di economia della relazione, valore ben maggiore di un semplice senso del dovere. Perché abbiamo bisogno del dramma per capire quale valore abbia l'atto altrui? Ilaria Capua, virologa. In una trasmissione del 20 marzo, Ilaria Capua dice: io mi immagino il coronavirus come una pallina di gomma grande come un granello di sabbia, o meglio come una pallina di colla. Questa pallina di colla si è introdotta in un meccanismo e lo ha inceppato. Un meccanismo anche economico, sociale e politico. Fine della citazione di Ilaria Capo, aggiungo, stava per dire pallina cicciottella, poi si è trattenuta. Non le fa difetto un pensiero sapiente di bambina intelligente. Poi è descritto l'evoluzione recente del virus, eccetera. Notare che ha parlato di una pallina e di un meccanismo inceppato. Notevole questa rappresentazione che dà. Non ha concesso nulla alla coscienza di destini, guerre, colpe, umanità sopravvivente con fissazione all'inferno. Un pezzo che ho intitolato «Nulla sarà più come prima, speriamo che tutto torni come prima». Frasi realisticamente false e che il medesimo pensiero pronuncia indistintamente, accompiandole a ciò che pronunciava prima con ossessione lamentosa. Prima si diceva: qui non cambia mai niente. Non c'è dubbio che ora il cambiamento c'è stato e di lunga gittata. Ma queste sono tutte frasi del pensiero patologico, frasi che non cambiano mai. Frasi cristallizzate dall'immobilità dei loro autori. Frasi immobili come i loro autori. Sono queste frasi a non cambiare mai. La scienza. Lo abbiamo sempre fatto, ma oggi lo facciamo con un'insistenza quotidiana, perché abbiamo bisogno di invocare qualcosa. Invocare un'entità astratta che ci tolga dall'impotenza e ci difenda. Oggi lo facciamo con la scienza. Ci vuole molto a riconoscere che ciò che noi chiamiamo la scienza è la risultanza di un sarà stato. Quale? Quello degli appuntamenti che quegli uomini e donne che fanno gli scienziati di mestiere hanno quotidianamente. È una questione di orientamenti, di pensiero e scopi, di saper fare alleanze, di far interagire le innumerevoli specializzazioni, di giungere a produzioni che abbiano un grado di profitto sul piano della conoscenza maggiore dell'input che vi è stato messo, di rendere tali produzioni applicabili come risorse. È così da sempre. L'oggi è solo un ultimo esempio. Il vaccino antivirale, lo scrivevo il 5 aprile del 20, il vaccino antivirale, se ci sarà, quando sarà e per chi sarà, ovviamente allora erano verbi al futuro, lo sarà se gli appuntamenti che questi signori e i loro altri hanno ogni giorno saranno stati, e lascio sospeso. L'oggetto in sé non è. La conoscenza è l'esito di apporti di produzione. I rapporti di produzione avvengono nella dinamica dell'appuntamento. Sapere che ciò che apporta il lavoro dell'uno implicherà incontrare un altro, il cui lavoro implicherà il primo. Ma non è scontato che avvenga. Non solo. La non contraddittorietà e l'innocenza nel trattare il lavoro di pensiero proprio in relazione a quello altrui saranno condizione necessaria ma non sufficiente dell'incremento reale che ne verrà.
Gli uomini di scienza procedono per leggi, ma il loro procedere, perché sia in verità imputabile, deve essere per mezzo della norma del rapporto, che è in capo alla loro titolarità come soggetti della loro scienza. Se mi dicessero che la scienza è affidabile, ma gli scienziati no, sarei molto preoccupato per la mia salute. Anche gli scienziati un giorno sono stati bambini, ovvero hanno imparato ad avere accondiscendenza lungimirante, mirante al proprio potere del tempo successivo. Chi ha capito che scienza è una questione di eredità e non di oggetto in sé? La speranza di avere un vaccino, da cosa dipende? Vi leggo ancora qualche cosa, sto proprio saltando da una pagina all'altra. La melanconia, dando più valore a ciò che è assente rispetto a ciò che è presente, è una forma di indifferenza. Se con indifferenza intendiamo la tendenza a scorgere nella cosa più quel che non ci sia rispetto a ciò che sia realmente presente. La melanconia è fissazione sull'impossibilità che porta alla paralisi del potere. Ciò che si può viene più o meno volontariamente omesso in nome di un impossibile, di un'ambizione irrealizzabile. Come dice Freud, la melanconia comporta due impoverimenti, del reale e dell'io. La melanconia è il tono lamentoso, come se fosse un tono di coscienza, che crede di vedere lontano, nella presunzione di onnipotenza del pensiero. Nessun melanconico ammetterebbe che è la sua lamentosità ad essere impotente e a far muovere lui e di un millimetro la realtà. Illusione di cambiamento, che possa venire dal pensiero magico per mezzo di un'invocazione dal tono lamentoso. Vi leggo ancora una cosa. La superstizione vede la lamentela come una forma di prassi trasformatrice. La logica della lamentela è caratterizzata da un assurdo. È come desiderare che ti venga arrecato un danno con la speranza di essere risarcito. Il suo movimento parte da una posizione di povertà per finire chissà dove. È un vivere la volontà della lamentela. La lamentela occupa il posto che dovrebbe essere di un altro realmente esistente. Illusione di potere è la querulomania che si manifesta tra l'altro con la fissa di dover essere risarcito per una colpa di lassù. Incomincia a risarcire per l'improduttività della tua colpevole lamentosità. La nascita di superstizioni e miti potrebbe avere la sua origine come tentativo di soluzione all'effetto perturbante. Si tratterebbe di affidare una causa esterna da noi un tentativo di spiegazione del disorientamento causato dall'effetto estraniante in cui ci appare la realtà fuori dalle mura della coscienza. Tale propensione alla superstizione è ciò che fa pensare idee tipo la sovranità della natura, o peggio ancora la sovranità del virus, come dire Poseidone, dio del mare. Siamo ancora a Omero. Bene. Ecco, la conclusione è che al termine di questo lungo percorso c'è un'appendice che è stata proposta dai soci, dai ragazzi, dai giovani, e che loro stessi hanno voluto continuare
questo dialogo a distanza ancora per un mese, ragionando su altre cose, ma è stato aggiunto appunto come appendice. Ecco. Bene. Allora, intanto la ringrazio, Gabriele Trivelloni, per questo intervento molto interessante. E mi sono segnata alcune parole chiave perché trovo sia molto bello questo discorso sull'iniziativa, laddove insomma il periodo storico. Chiedo scusa, non so se mi sente. Io non vedo più nessuno e non sento nessuno. Okay. Non so se mi avete sentito, perché in questo momento non vedo e non sento nessuno. Noi l'abbiamo sentita bene. Può capitare che a volte sparisca l'immagine quando c'è una scarsa connessione, però vedo le facce che dicono sì, quindi l'abbiamo sentita bene. E la ringraziamo per questo intervento, molto interessante anche questo aspetto dell'iniziativa che porta poi ad un accadimento, ad uno svelamento della propria legge, laddove si possano aprire insomma le porte alla sorpresa senza il timore insomma dell'epoca di imprevisto che effettivamente abbiamo vissuto anche noi con il Covid. Allora, adesso lascerei lo spazio aperto alle domande e vedo che c'è già una manina alzata da parte di Giancarlo Gramaglia e poi lascerò la parola a Giovanni Callegari e poi vedo un'altra mano alzata, mettiamo tutto in coda e poi diamo la parola intanto a Giancarlo Gramaglia. Lasciamo poi la parola anche a Maria Delia Contri, che ringrazio anche della sua presenza. Prima ringrazio anche Gabriele Trivelloni dell'esposizione, che questa faccenda del rinchiusi tra mura mi fa venire in mente, tra l'altro, che per esempio nel nostro lavoro non è solo cambiato l'elemento che adesso Trivelloni metteva in evidenza, ma anche proprio la modalità con cui noi facciamo l'analisi. Cioè, noi non avevamo prima, o perlomeno io, ma sì, facevo dell'online, ma oggi lavoriamo online, lavoriamo molto online. No, questo per dire che appunto questo rinchiuderci tra mura ci ha cambiato poi parecchia ci ha modificato di molto i lavori e le modalità di approccio. Intanto mi è piaciuta molto questa questione dell'imputazione che porta alla soddisfazione. È molto importante questo elemento che poi vorrei riprendere. Adesso però mi fa piacere lasciare la parola, non vorrei... se Lucrezia Giberti è d'accordo, sentiamo Maria Delia Contri, che ci fa piacere che sia con noi, e penso che sia importante sentire il suo parere. Sì. Mi sentite? Grazie della sua presenza, mi fa piacere. Sì, prego, non si sente. Introdurrei, aspetta un momento. Sì, va bene. Senti, ecco, perché devo tenere lo schermo verticale, perché io quando scrivo lo tengo sempre un po' verso l'esterno, e invece qua mettendolo verticale respisce meglio, insomma. Comunque. Tenga verticale. E adesso è verticalissimo. Tenga verticale. Tant'è che mi si senta bene. Ecco. Allora, a quello che ha detto Trivelloni aggiungerei qualcosa che forse potrebbe essere un perfezionamento, me lo dirà lui, e cioè il dire questo discorso, il fare questo discorso sul parlare o agire in vista di una soddisfazione, non è semplicemente un soggetto che a un certo punto decide di muoversi in questo modo.
è un'idea che in realtà modifica proprio il senso dell'agire, lo modifica. E io ho sempre in mente quel detto di Freud che cita Shakespeare per illustrare quello che pensa nel moto di spirito nella sua relazione con l'inconscio, dove cita che è proprio un esempio, no? di un moto che ha come verso la propria soddisfazione la relazione con l'altro, in cui però è proprio modificato il senso dell'azione, e sottolineo queste parole, il senso dell'azione, al di là di tanti discorsi che fa anche Lacan, non c'è senso, eccetera, perché poi proprio Lacan, che pure preziosissimo, almeno per me, come per tanti altri, però di fatto c'è una sua negare che ci sia senso dell'azione. Mentre questo ragionamento di un moto in vista della soddisfazione modifica, dà senso e modifica il senso dell'azione. Allora, la frase di Shakespeare che Freud cita è la seguente: il successo di uno scherzo, che però è evidente che in questo caso scherzo è un sinonimo di moto di spirito, no? Il successo dello scherzo non sta nella bocca di chi lo fa. Cioè, il senso quindi di questo agire, che è produrre uno scherzo, non sta in colui che lo fa, ma nell'orecchio di chi lo ascolta. Quindi c'è un agire promosso da un soggetto. Ma sempre avere in mente questa cosa. Il problema è sempre S.A., soggetto altro, no? Quindi il successo della mia azione non sono io che lo posso decidere, a un certo punto mi decido di muovermi così, invece di andare in giro a danneggiare altri, a fregarli o a sottometterli. No, è proprio che il senso della mia azione sta in chi la riceve. E sarà qui la meta, il raggiungimento. Ma dire questo, e questo è proprio un tema, anche Trivelloni prima faceva intervenire il tema della scienza, anche se la scienza non era il tema specifico del suo intervento, però andrebbe sicuramente ripreso questo tema della scienza, è quello che dobbiamo saperlo. Perché è un congedo da una storia della psicologia, da una psicologia nella sua pretesa di essere scienza. Perché in fondo la psicologia che comincia ad emergere nella sua autonomia, in fondo con la modernità, insomma, con la sua pretesa di essere una scienza. Ma una scienza in quanto sottomette sia il soggetto che l'altro a una calcolabilità, secondo l'ideale poi alla fine galileana, no? Di sottometterlo alla calcolabilità. Quindi una psicologia che oltretutto si muove con una prospettiva, diciamo, imperialista di poter intervenire in tutti gli ambiti dell'umana convivenza, alla scuola, al diritto, alle fabbriche, al lavoro, all'assunzione dei lavoratori, ai conflitti familiari. Insomma, c'è un imperialismo proprio della psicologia, ma proprio per la sua pretesa di essere una scienza. E di essere una scienza per cui ipotizza, ricostruisce da una parte un soggetto sottodeterminato da una causalità naturale, che poi questa causalità naturale sia la fisiologia, l'istinto, cioè l'etologia, la neurologia, le neuroscienze, la genetica, l'appoggio
alla scienza possono essere variati, ma alla fine c'è un soggetto determinato da una causalità naturale, che in questo suo muoversi deve adattarsi all'altro. Quindi quello che deve fare, non avere un senso dell'azione per cui so che il successo di quello che io faccio sta in chi lo riceve, ma invece deve adattarsi alla realtà. Ed è per questo che, come diceva prima anche Pirelloni, la realtà quindi diventa ostile, perché io non posso che assoggettarmi ad essa o adattarmi, soggettarmi o adattarmi, che in fondo qualunque teoria psicologica che apparentemente è l'una diversa dall'altra, magari persino contraddittoria l'uno con l'altro, alla fin fine hanno un intento adattivo alla realtà sociale. Come causa essa, realtà sociale, delle nostre azioni, che poi sia l'operaio che lavora in fabbrica e che nella fabbrica taylorista, per cui Taylor pensava che l'operaio dovesse diventare un gorilla maestrato, in fondo è un adattamento, no? Ma mi adatto in quanto io, soggetto, sono in pratica un animale che devo essere ammaestrato. Ecco, una realtà che mi ammaestra. Naturalmente è una prospettiva che, come giustamente diceva anche prima Trivelloni, va a danno di questa supposta scientificità della psicologia. E vi esorto proprio a cominciare a pensarla a questa cosa, perché sennò da questa pretesa di scientificità della psicologia così pensata ci facciamo ricattare. E c'è un imperialismo strisciante dappertutto, no? Ma che in un certo senso è giustificato, perché se la psicologia fosse una scienza, che però, a cui però è una scienza a cui è del tutto estranea, completamente estranea, la prospettiva giuridica, per cui recitando Shakespeare, il successo della mia azione non sta in me, compio quella determinata azione, che combino quel certo moto di spirito, che adesso vi sto dicendo questa idea che ho pensato, ma sta nel vostro orecchio, ascoltate. Quindi modifica proprio il senso dell'azione, quindi non c'è nessun determinismo in questo, tratta la realtà in questo modo. La psicologia, nella sua pretesa di essere scienza, non ha questa dimensione. Dobbiamo incominciare a rendersene conto, proprio se vogliamo non farcene ricattare. Bene, allora prima di lasciar rispondere Gabriele Trivelloni, darei ancora la parola a Giovanni Callegari, in modo tale che poi Gabriele Trivelloni possa rispondere ad entrambi e lasciare spazio agli altri interventi. Prego Giovanni Callegari. Scusate, grazie sia a Delia che al professor Trivelloni per questa messa di... Avevo due domande veloci per Trivelloni, che ci ha portato a un anno fa, a quell'ambiente, a quel che ci sembra oggi così distante, ma ce l'ha fatto. Quindi certamente questo pensiero non è incarcerabile, questo e la dimostrazione è il suo libro. Mi chiedo a lui, che però in qualche modo è incarcerabile nella patologia, mi sembra che qua e là. L'altra suggestione è questo pensiero fresco di giornata, no? Come le uova, il latte, questo bellissimo. Ecco, mi chiedevo appunto che certamente questo è possibile nella serenità, ed è anche possibile nell'associazione libera del percorso analitico, quando l'associazione è libera. Volevo anche invece capire un attimo la dottoressa Delia Vontri, che è effettivamente importante questa questione del
Giacomo Conti diceva che il bacio non è da labbra a labbra, ma da labbra a orecchio, e questo me l'ha fatto in mente, che il giudizio quindi dell'altro sulla mia azione che ne determina il successo, poi alla fine è il giudizio dell'altro che interviene, ecco, mi chiedevo, a dare successo alla mia iniziativa e alla mia cosa. Certamente la questione che l'alternativa alla come dire a tutto ciò, cioè a essere mezzo per la soddisfazione dell'altro, è un assoggettamento, e già vabbè, questo mi sembra lo dicesse chiaramente, di questo imperialismo strisciante, di questo pensiero unico che emerge dalla sanità e dalla medicina, dove mi sembra che ci sia un periodo un po' di pericolo, ecco, senza voler, per carità, essere, però è vero che c'è un imperialismo strisciante che vuole assoggettare ognuno ad un pensiero unico sanitario, ecco, chiamiamolo così. Grazie, grazie a entrambi. Ma se posso, in questa pausa mi inserisco, perché questi pensieri fatti fino adesso mi riportano un po' una questione della quale volevo chiedere a Gabriele Trivelloni di tornare un po' brevemente, quando lui ha detto: tra soddisfazione e imputazione corre una parentela affettiva. Se brevemente riesce a dirci, ha toccato questo argomento, però è talmente interessante che mi chiedevo se potesse dirci qualche cosa di più. Gabriele Trivelloni, cosa ne pensa di questi interventi? Allora, intanto ringrazio l'intervento di Mariella Contri, perché è sicuramente di perfezionamento a quanto scritto. Aggiunge qualche cosa che è rilevante. Mi ritrovo in quello che ha detto, non fosse altro per l'esperienza stessa che questo libro racconta. Cioè, mi sono posto la domanda che il successo di questa iniziativa fosse proprio nella capacità di un altro, nella capacità, nella competenza di un altro di mettersi in movimento a sua volta. Quello che io vi ho letto sono pensieri sparsi in mezzo a un dialogo che c'è stato. La questione dell'adattamento è enorme. Non penso che sia il caso adesso di approfondirlo, ma la questione veramente dell'adattamento enorme, io aggiungo un particolare. Io penso che si appoggi molto sul senso della mancanza come una appunto sovradeterminazione di una causalità che deriva dal pensiero di una mancanza permanente, di una mancanza strutturale. E che per esempio il periodo del lockdown, appunto anche ragionando con questi giovani, veniva fuori come se la mancanza non dipendesse dalle condizioni che il lockdown ha posto, ma venisse pensata prima e a priori rispetto a queste condizioni. Per cui non posso fare certe cose, vabbè, perché non posso farle in determinati momenti, ma poi posso anche farle.
E allora riprendo una affermazione di Giacomo Contri di anni fa, quando diceva che la vanificazione del domani è ridotto a puro rimando dell'irrisolto oggi. Il domani come rispostiglio e pattumiera di ciò che è scartato oggi. Rimozione, spazzare a domani, fare del domani la pattumiera del pensiero inibito oggi. E questo rimando richiede una spesa, forze sprecate per amministrare questo rimando. E io credo che la scienza, la psicologia come scienza, con quello che ha detto Mariella Contri prima, sia il modo di amministrare con una grandissima spesa e amministrarla in modo patologico questo rimando, affidandoci a un idolo. Perché in fondo se c'è un rischio di un pensiero unico di tipo sanitario, scientista, è perché c'è sempre in gioco un idolo che prende il nostro posto. Per quanto riguarda la domanda che dicevo che tra imputazione e soddisfazione c'è un legame affettivo. Se non fosse stato così, non avremmo nulla di tutto questo. L'affezione come che nasce da un giudizio di affidabilità. L'affezione come conformazione del proprio corpo, del proprio volere al potere dell'altro e del proprio potere al volere dell'altro. Perché mai dovrebbe esserci imputazione e quindi atto, sanzione, soddisfazione? Se non perché io mi metto in gioco, in un qualche modo... Mi risulta conveniente conformare il mio volere al potere dell'altro, altrimenti l'imputazione sarebbe semplicemente un dare la colpa, e non è questo. Ha un'implicazione affettiva proprio per questo motivo, secondo me, perché la volontà dell'uno incrocia come successo suo il potere dell'altro, e il potere dell'uno incrocia il volere dell'altro. Questa cosa me la sono molto posta durante la stesura di questo libro. Bene. Abbiamo ancora un intervento di Barbara Varelli in chat che scrive: concordo con il discorso dell'adattamento, ringrazio per averlo affrontato e vorrei aggiungere che mi sembra che sia portato avanti non solo dalla psicologia come scienza, ma anche dalla scuola, cioè maestri che ammaestrano. Bene, poi vedo anche che c'è un intervento di Francesco Drago, lascerei la parola a Francesco Drago. E poi, lasciando ovviamente la parola a Gabriele Triverloni per le conclusioni, concluderei, insomma, perché i tempi sono più o meno finiti. Quindi lascio la parola a Francesco Drago e poi ancora a Gabriele Triverloni. Buonasera, vorrei ringraziare il dottor Triverloni per questo libro. L'ho letto, chissà cosa... Non sapevo all'inizio cose. Mi scusi, ma faccio fatica a sentirla. Non so se la mia connessione, perché ho avuto problemi di connessione. Io non lo so, io sto parlando normale. Ho trovato, ma lo leggevo, ho trovato. Semplice, ecco, è un discorso semplice che di ogni giorno delle persone che parlano, che si fra di loro tra domande si fanno cose sui problemi umani, così semplici.
E man mano che finivo di leggere mi è venuto in mente che una volta, quando avevo circa 8-9 anni, eravamo seduti, era d'estate, eravamo seduti fuori con altri compagni e doveva arrivare la fine del mondo. E eravamo tutti in attesa che arrivasse questa fine del mondo. E stavamo scambiandoci delle cose, no, alla fine del mondo. Che peccato, signor Drago, non riusciamo a capire bene quello che ci dice. Va bene, va bene la connessione, va bene così. Grazie. Comunque abbiamo capito la fine del mondo. La fine . Del mondo, fin lì siamo arrivati. Eravamo 8-9 anni con altri compagni fuori d'estate. E un giorno era uscita l'informazione che tra poco ci sarebbe stata la fine del mondo. E noi eravamo fuori a discutere cosa avremmo fatto aspettando questa fine del mondo. E un po' si è associato al virus, cosa è arrivato questo virus. E con in mente questa idea, o quando avevamo 8-9 anni. Si è capito. Ok, così ce l'abbiamo fatta a capire, sì. Grazie. Bene, ringrazio il dottor Drago, anche se purtroppo anche per problemi di mia connessione ho fatto fatica a sentire tutto il suo intervento. E quindi non saprei che cosa aggiungere, se non mi pare di aver capito che ha letto il libro e che ha avuto modo anche di apprezzarlo. Bene, allora ci possiamo fermare qui, no? Va bene, così. Devo però fare una nota di, come si dice, nota di regia, nota di informazione. Il libro è, per chi volesse acquistarlo, è in distribuzione presso le librerie Feltrinelli. So che lì a Torino ci sono stati dei problemi nel reperimento del libro, ma questi problemi non sono alla fonte, ma sono alla foce, cioè sono lì. Nel senso che la libreria Feltrinelli di Parma detiene il magazzino di questo libro. Qualsiasi libreria Feltrinelli d'Italia, nella comunicazione interna tra all'interno del brand Feltrinelli, della rete Feltrinelli, quindi attraverso i loro canali di comunicazione interna, qualsiasi libreria d'Italia, quindi anche quella di Torino, di Piazza Castello, per dire, può messaggiare alla libreria di Parma, alla direzione della libreria di Parma, prenotando il libro, e nel giro di una settimana arriva. Ovviamente il libro, essendo un'esclusiva della libreria Feltrinelli, della Feltrinelli, non è reperibile in altre librerie, né è visualizzabile sulle disponibilità generali, ma è una disponibilità che ha solamente la Feltrinelli. Nel caso in cui qualcuno volesse acquistarlo e si deve rivolgere a una libreria Feltrinelli di Torino e nel caso gli rispondessero ma non c'è, non è reperibile, eccetera, voi imponetevi, nel senso che sappiate che invece la disponibilità c'è tramite il canale che vi ho appena detto. Grazie. Grazie a voi, decisamente. Grazie a Giancarlo Gramaglia, grazie al dottor Callegari, grazie a Mariella Contri.
Bene. Volevo anche ringraziare Drago perché è stata molto interessante questa esperienza raccontata. È interessante notare come il discorso della fine del mondo possa aprire a tanti interrogativi, ma ancora più bella è la domanda: e quindi cosa facciamo dopo? Perché apre le porte ai desideri, apre le porte a tante iniziative che in quel momento viene da domandarsi appunto cosa fare insieme, cosa concludere, insomma. Bene, grazie. E allora lascerei la parola a Flavia Giacometti per i saluti. Sì, per i saluti e per un arrivederci agli appuntamenti che saranno nel prossimo anno, a gennaio. Il seminario riprenderà il giovedì 13 gennaio alle ore 21 e gli incontri con del sabato pomeriggio il 22 gennaio alle ore 17. Avremo l'appuntamento con Gabriella Cominotti e Gianpietro Seri che presentano il loro lavoro, il testo Presente Aperto. Allora, buona serata a ciascuno e arrivederci al 2022. Grazie. Buonasera a Grazie a voi, tutti. grazie, auguri, auguri a tutti. Arrivederci, auguri anche a voi.